Buongiorno a tutti, oh, eccoci qua. Allora, non lo so, non mi ricordo neanche che pagina web fosse. Pippo. Ok. No, scusate l'inizio così, ma siamo da Renata e Dora. Io sono stata con loro una giornata, giusto così per vedere insomma come procedevano, per farle andare avanti un po' con le carriere. Cosa fa? Guarda il canale comico? No, dai. Visto che non hai tanto sonno, crea un'altra pagina web. Grazie. Certo che potrei metterlo anche in camera di Renata, il computer praticamente. Allora, intanto vi aggiorno. Dunque, su Dora è a livello 2 della carriera da giardiniere. E ha il 4 di archeologia perché le ho fatto studiare un po' di reperti che aveva trovato Pablo e le ho fatto continuare a leggere i libri. Poi vabbè, canto, carisma, comicità, le impara insomma così, cottura al forno non so come faccia ad averlo, boh, vabbè, forse avrà cucinato qualcosa. Cucina 4, cultura selvadoregna 5 perché probabilmente nella scorsa puntata la parte era stata tagliata in cui vi dicevo che io ero andata una volta con Renata e Dora a Selvadorada, soltanto nella piazza principale a chiacchierare con la gente del luogo, eccetera, eccetera. Quindi non ho fatto in concreto nulla di avventura, ma soltanto parlando con loro sono riuscita a farle raggiungere il 5 di cultura selvadoregna. Non ricordo se anche Dora già ce l'ha oppure no. Scusate, Renata, non ha, come non ce l'ha? Ah, 4, vabbè. Sì, insomma, parlando con la gente del luogo aumenta e mangiando il cibo, forma fisica 2, quasi 3, giardinaggio 4, logica 3. Anche qui l'ho fatta giocare un po' a scacchi, l'ho fatta, le ho fatto, no, leggere i libri no, però l'ho fatta giocare a scacchi. Questo sì, perché la logica serve nelle missioni nella giungla, malizia l'ha acquisito da solo, manualità le ho fatto aggiornare certe parti e riparare gli oggetti che si erano rotti, quindi un po', è aumentata grazie a questo. Pesca 3, anche qui l'ho mandato ogni tanto a pescare. Scrittura 2, videogioco 1, insomma, questo genere di cose. Come vedete, abbiamo completato forse il primo mattone. Oh, wow! Scusatemi. Ah, forse queste le aveva già fatte con Pablo. Compra 3 merci alle bancarelle. Mangia un posto selvadoregno, osserva la statua di Madre Cosecha. Consegui livello 3 di cultura, trova un'area fuori dal sentiero battuto, esamina 3 trappole. Sì, queste si vede che le aveva fatte con Pablo. Comunque, ora siamo esperta della regione, dobbiamo difenderci da due pericoli naturali. Il livello 5 di cultura selvadoregna ce l'ha già, e assemblare una reliquia mistica. E poi c'è tutto il 5. Io vi volevo anche dire che ho creato un personaggio che vedrete, non so se prima o dopo questo video, penso dopo, con cui andare a vedere un po' più nel dettaglio, studiosa di archeologia, questa aspirazione qui, che era quella che avevo dato a Pablo e che pensavo di portare avanti con lui, ma non è stato possibile. Quindi, siccome Renata è già, diciamo, adulta e sta per diventare anziana tra un po', volevo godermela tutta a pieno con un altro giovane adulto come Dora. E quindi ho creato un altro personaggio che magari vi presenterò prossimamente. Sì, credo che lo vedrete tra un po', anche perché per ora ho solo creato lui, ma volevo insomma sistemare anche casa sua, eccetera, eccetera, avvantaggiarmi con un po' di abilità e tutto quanto. Questi erano gli aggiornamenti. Allora, io volevo anche blu, scusatemi, la mia fantasia è quella che è. E dai, dormi. No, vabbè. E pensavo di andare in vacanza un paio di giorni. Mamma mia, divento già anziana. Mannaggia, ma io con che cosa sto giocando? Opzioni di gioco. Modalità di gioco.
Sì, passaggio di dita automatico, solo quella attiva, autonomia. Durata della vita normale, penso che metterò lunga, vediamo un po' se è aumentata un attimo, non volevo proprio subito. Sì, dai, sì, va bene. Sì, vai in bagno, vai in bagno. Allora, lei si è riposata e siccome oggi non è caldissimo, almeno per ora, volevo mandarla a fare un jogging energico visto che lei è attiva. Intanto, Renata, dunque, fammi vedere un po', dovremmo avere già qualche cosa. Non prendere i piselli, per cortesia. Yes. Prendi una porzione. Tra l'altro volevo anche vedere. No. No, ho sbagliato. Ho messo tutto il tavolino. Mannaggia. Tra l'altro, adesso che hanno un po' di soldini, adesso prima volevo, diciamo, avventurarmi nella. Non forse ancora, non, magari non nella giungla, però. Studiare un po' archeologia, andare al museo, insomma, questo genere di cose. E poi magari fare un'avventura vera e propria più avanti. Allora, però volevo tornare a Selva Dorada. Mi si è anche cambiata. Ottimo. Fai anche una doccia veloce e prendi una porzione. Allora, Renata, ripulisci e poi fai anche l'ultima pagina web, così ci togliamo il pensiero. Tra l'altro, io appena ho chiuso la scorsa puntata, mi è arrivata una richiesta di appuntamento da parte di Kabir. Come vedete, io ci sono andata. E la barra romantica è cresciuta e gli ho anche fatto dare un bacio. Questo perché ho pensato che, siccome questa è una serie incentrata su principalmente Dora, e insomma, l'avventura nella giungla, ho pensato che magari la storia tra Renata e Kabir potesse essere solo marginale, insomma, non volevo proprio dedicare puntate intere a questo. E magari potremmo inviare un SMS. Mi fa piacere che mi potete sentire. Vediamo un attimo, leggiamo il Cinanza per i ricordi felici. Ci sta. Ci sta, ci sta. Ok, dunque, no, le ho cambiato aspirazione, no, non volevo. Ho sbagliato, scusate, scusate. Dov'era? Natura, eccolo, yes, questo. Allora, vediamo un attimo. Oggi lavora? No, quindi direi che potrebbe, guardate quante cose che ha. E tra l'altro volevo anche farle fare, insomma, un po' di collezioni. Vediamo un attimo, intanto ne approfittiamo. Le rane non necessariamente. Cioè, ormai ha tutti questi. Vabbè, non credevo, allora non li vendo, li teniamo. I cristalli li volevo, ne ho anche uno di Selva Dorada. I fossili e le rocce sicuramente volevo farle. E vabbè, i reperti. I reperti sono questi, tesori Omiscani, ancora nessuno. Allora, questi sono già tutti quanti autenticati, quindi direi che potrebbero andare a fare un giro a
Selvadorada. Eccoci qui, eccoci arrivati. Allora, questa è la nostra casettina. Tra l'altro, tutte le volte che vengo qui mi ricordo di voler aggiungere cose, ma non bere, grazie. Volevo mandarla un po' in giro a scavare, ad esplorare. E poi intanto vi racconto un po' quello che pensavo di fare. Questo? Raccogli i fagioli neri, questi forse non li abbiamo. Allora, vediamo un po' qua. Qua c'è anche un cumulo. Beh, non ci possiamo andare? No, siamo troppo lontani. Però non è in un lotto, quindi, boh, in teoria potremmo anche farcela. Scava qua sì, teoricamente anche qua no. Qua è anche il museo. Dopo ci andiamo allora. Qua non c'è nulla di interessante, direi. Questo che cosa sono? Pomodori che li abbiamo, pomodori. E pomodori. Questa cosa delle stagioni è bella, ma allo stesso tempo impegnativa, cioè difficile perché non si sa mai, diciamo, con certezza quali sono le piante che ci sono in questa stagione. Scusate, le sto facendo venire il mal di mare probabilmente. Però no, non c'è nulla di particolare qua da fare. Sono bagni. Qua un po' di cose da scavare, scavare. Allora, metto in fila un po' di attività e poi vi spiego il piano. Dunque, questo è l'avocado, no, ce l'abbiamo. Basta, direi che una reliquia Tote Kallama, Tote Kayama, non so parlare lo spagnolo. Allora, qua è la piazza principale, c'è qualcuno che vende cose interessanti, dovremmo avere un po' di tutto, però repellente, la cascata, prendiamo un po' di cosina. No, nient'altro di particolare. Allora direi che dopo possiamo viaggiare per il museo. E nulla, praticamente vi spiego il piano che ho per Dora. Quello che pensavo è che lei e Renata potrebbero ogni tanto venire a Selva Dorada a, diciamo, studiare, a analizzare reperti, cercare sempre nuovi reperti, scavare, eccetera. Ma pensavo, insomma, per l'avventura nella giungla vera e propria, di racimolare un po' di soldi che già ne hanno e stare via. Cioè, magari una settimana, cioè molto molto tempo, perché sappiamo che il tempio sì, cambia sempre e quindi è necessario. Lei intanto trova di tutto e di più. E quindi diciamo che per completare, per vedere la fine di qualche cosa, è necessario stare un po' di giorni e per completare insomma tutto il percorso. Tra l'altro, intanto che ci siamo e che mi ricordo, volevo vedere se era possibile comprare anche tipo delle brandine. Io non ho purtroppo l'espansione di Granite Falls, quindi non ho la tenda. Non so se posso comprarla lo stesso, se posso comprare delle brandine, perché sarebbe molto molto comodo portarsele dietro per non ritornare a casa e spostarsi nuovamente. E anche se credo che comunque stando nello stesso periodo di vacanza non dovrebbero, diciamo, sparire i risultati, credo.
Credo, non lo so. Adesso voglio vedere una cosa. Visualizza l'inventario, che cos'è? Niente. E se faccio cerca un cumulo di terra. Interessante. Chiedi dei nuovi arrivi, compra rifornimenti e merci segrete. Ah sì, perché loro quando ottengono il massimo nel... sta cercando il cumulo. Quando... quando ottengono il massimo, Dora guarda lungo e largo, vicino e lontano, non riesce a individuare alcun cumulo. Forse le unità viscane. Mannaggia. Allora, il banco di archeologia ce l'abbiamo. Il teschio di zucchero, no? Archeologia volume 1, ammasso di terra, ma compriamolo. Base della reliquia dell'osservatore, yes, la branda ce l'abbiamo. Cascata in bottiglia, la cesta del raccolto, no? Libri anche per bambini, wow. Macete, tre posseduti, no, allora dai, basta. Reliquia, è quella che ho trovato, ce l'abbiamo. Beh, però ne ha tante di... cioè, nel senso, ci sono tante cose che... si possono comprare anche i cristalli levigati, che comunque avendo il tavolino si possono levigare. Wow, non lo sapevo. Compriamo. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. E dunque, vediamo quindi se io vado al tavolino che era... oddio, ok, scusatemi, dicevo, mi sembrava di ricordare che ci fosse qua dietro, yes, un tavolino. Vediamo se possiamo usarlo o dobbiamo cambiare lotto proprio. No, possiamo farlo, vediamo un po', scopri il reperto. E no, nulla, intanto vi continuo a dire il mio piano. Quello che pensavo è appunto venire ogni tanto con Dora, Renata, qui a cercare cumuli di terra, visitare il museo, questo genere di cose. Però l'avventura, insomma, sì, stare un po' di giorni e farla proprio dall'inizio alla fine. Tra l'altro pensavo Renata magari di portarla, ma non nella giungla, perché quello che ho immaginato è che Renata sì, l'ha aiutata, le ha raccontato tutti i segreti di Selva Dorada, le ha raccontato la storia, le insidie della giungla, eccetera eccetera, però Dora comunque, scusatemi, Renata comunque cioè, sta invecchiando, ha anche una certa età, quindi diciamo che non si sente più di andare nella giungla. Però è ben felice di aiutare Dora e trasmetterle tutta la sua conoscenza. Diciamo che è un po' la sua maestra, però Dora andrà da sola o pensavo in compagnia di questo sim che andrò appunto a presentarvi prossimamente. E che spero vi piacerà. E come avrete potuto intuire, si tratta di un archeologo, perché insomma dovrebbe farci vedere l'altra, diciamo, aspirazione di cui vi parlavo prima. Ok, mando un po' avanti, tanto qui abbiamo visto. Ok, quindi aumenta la logica e l'archeologia, forse. No, solo la logica. Solo l'archeologia, scusatemi. Yes, un altro reperto. Un altro reperto. Allora, no, allora metti nell'inventario e poi vieni un po' a chiacchierare. Presentazione Salvadoregna. Oddio, il vestitino bellissimo. Presentazione Salvadoregna. Lei comunque qui è molto a suo agio, ormai diciamo ha imparato a conoscere tutti quanti, quindi viene sempre volentieri e chiacchiera sempre con tutti.
cognacola. Okay. Ordina del cibo dal menù segreto. Cosa vende adesso? Scossa adrenaliquida? Non so se ce l'ho. Ma che succede? Vabbè. Ne approfittiamo per fare un po' di rifornimenti. E nulla, diciamo che questo un po' è quello che pensavo. Saluto locale, poi facciamo chiacchiera delle bellezze del posto, anche se comunque, cioè, diciamo che la cultura selvadoregna sono riuscita, insomma, a farla aumentare. Fiore Guzmania pollensi, il meraviglioso fiore di Guzmania molto apprezzato dalla gente di Selvadora, non ha uguali quando si tratta di creare diversivi per distrarre ogni sorta di ape. Allora li prendiamo tutti e due, costano tantissimo. Ottimo. Che incredibile combinazione di sapori. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, Dora va in bagno da brava, ci sta già andando. Perfettissimo, perfettissimo. E volevo... Comunque ci sono un sacco di randaggi anche qua. Allora, dunque, il museo, mi sono persa, scusatemi, non ricordo più, dovrebbe essere qua? No, queste sono altre case. Allora non so più dov'è il museo. No, l'hanno punta, mannaggia. Cosa fa? Fai degli addominali, ma ti pare? Allora, dunque, questa dovrebbe essere tipo una chiesetta. Mi sembrava che il museo fosse qua. Mi sono confusa. Ci eravamo poi prima, no? Boh, non capisco. Vabbè, magari facciamo un viaggio. Eccoci qui, poverina, ancora insetti fastidiosi nel bagno pubblico, lo so. Allora, vediamo che cosa può fare. Osserva. Non c'era tipo anche studia per alcuni reperti? Mi sembrava ci fosse, però forse mi sbaglio. Incidi la targa. No, solo osserva. No. E ecco, studia al fine di estrapolare informazioni storiche. Ce l'ho fatta, finalmente l'ho trovato. Questi sono solo arazzi. E c'è anche questo. Studia. Scusatemi le inquadrature, ma... Ok, non osservare, visto che abbiamo capito come si fa. E studia. E studia. Dovrei averle prese tutte, no? Tu prenditi cura di te. Lei comunque, ho immaginato che Dora in questo momento si sta veramente preparando, sta veramente studiando tutto quello che può servire per partire. Cioè, lei questa volta non vuole sbagliare e vuole essere veramente preparata e non commettere, diciamo, gli errori del passato. Allora...
uscito qualcosa? No. Sono le mie foto? No, pensavo uscisse qualche informazione in più, onestamente. Ah. Forse mi sto confondendo. Di comunque adora visitare queste cose da sola, in solitaria, diciamo. E allora adesso dovremmo anche riuscire a studiare questo cumulo. No! Faremo così. Intanto scava, scava, questi non li avevo visti prima. Ha raggiunto il livello 5, ha trovato un vaso non autenticato, può analizzare fossili tesori, estrarre elementi. Ecco, questo mi mancava. Una statua non autenticata. Avremo un po' di lavoro da fare. Eccoci a casa. Allora, subito a dormire, dormi. E intanto guarda un po' le cose che abbiamo trovato. Volevo anche aggiungere una stanza solo per... sì, termina la vacanza. Aggiungere una stanza in casa, visto che, come vi dicevo, adesso abbiamo racimolato un po' di soldini, in cui tenere tutte, diciamo, le cose che stiamo trovando, ecco, sia fossili che reperti. Allora, siamo a casa. Fatti subito una doccia. Allora, tu stai abbastanza bene. Perché non ti fai una doccia? Rosmanet Show. Ho un'idea. Perché non ci andiamo con il nostro amico? Dai, così vediamo un po' anche loro due. Mi sembra una buona idea. E poi è tanto che non ci andiamo. Non vediamo un po' la città. Eccoci qui allo Smanet. No, si è travestito, ma è grande, grandissimo Kabir. Perché non possiamo parlare con te, però? Oddio, scusatemi. Ok, era solo un po' bloccato. Ah, sono tutte occupate le postazioni. Mannaggia, mannaggia. Oppure no. Come si fa a partecipare? No, forse ancora non è iniziata la sfida. No, no, allora no. Allora facciamo così, ordina contratta. E poi facciamo, prenditi. Ti andrebbe un appuntamento, ma siamo insieme. Facciamo una cosa. Chiedi un appuntamento e lo chiediamo qui. No, scusa, però voglio provare una cosa. Chiedi un appuntamento. Cos'è? Contrattazione spietata, va bene. Iniziamo anche i giochi, mannaggia. Dove eravamo? Il pianeta Carapop, penso. Spero. Oh, allora, così ne approfittiamo. Allora, ordina del cibo e prenditi gli hot dog. Le sfide sono iniziate. Raggiungi il computer per mettere alla prova le tue abilità di programmazione nella maratona di hacking. O usa il tappetino di gioco per verificare le tue abilità di videogioco. Dunque, lei, se non ricordo male, dovrebbe avere videogioco meno, programmazione 6. Potremmo farle fare la maratona di hacking. Scherza sul fichi fichi nel razzo spaziale. Mi scusi, scherzate un po', poi magari un po' di flirt, dai. Accarezza la guancia.
Ce la può fare a fare più di due cose contemporaneamente? Ok, allora facciamo la maratona. Prima che scada il tempo, magari. Dai. Non essere in imbarazzo, ti prego. Ce la può fare. No! Proprio l'unico computer in cui... Ecco. Deve anche andare in bagno, poi altro. Anche freddo, mi sembra giusto. Cambia abito. Mettiti questo. Non chiacchierare con Masato. Trova il tuo amato. Dov'è? Sono tutti vestiti uguali. No, uffa. E allora vabbè, basta. Poi vai al bagno. Però vorrei trovare il nostro amico. È qua. Cosa fa? Flirta? No, eh. Accarezza la guancia. Parla affettuosamente. Non facciamo fallire anche questo, dai. Bacia. Anche se baciare un vestito così è un po' strano. Wow. Complimentati per l'aspetto. E poi io vorrei fare... No, il razzo spaziale è andato. Però vorrei fare un fichi fichi. Che ne dite? Prima che smantellino tutto. Ce la fanno? Forse? Mi sa di sì. Oh, finalmente. Vabbè, Brando fa lo stesso. Qua sta succedendo di tutto. Io volevo anche fare una cosa. Oh, ha trovato un'amica allegra, una di Selvadora, e parla affettuosamente del cosplay. Subito li ha beccati, però vabbè. Rallegra. Io quello che volevo fare era... chiedi di unirti all'unità familiare. Ebbene sì, diciamo che è giunta l'ora per Renata di farsi una vita nuova e ha superato il momento difficile passato con... No, mi ha andato via. Chiedi di unirti. E è passato, dicevo, il momento difficile con Pablo. Sì. E così ci porta anche un po' di soldini. E
Dicevo, non credo di fargli avere figli, anche se lei è amante della famiglia, però pensavo magari di fargli prendere un cane o qualcosa del genere. Nulla, questo diciamo che per oggi può bastare. Volevo concludere così e avevo già in mente da un po' questa cosa, diciamo che facciamo che si sono appunto, si stanno frequentando già da un po' e quindi hanno deciso di provare a vivere insieme e iniziare questa nuova vita da adulti. Bene, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!